Mañana ti porto a casa un bacio di marijuana. Adesso sono una collana e faccio fuori al buio come una sediana. Ciao, sono Sara e sono qua con gli amici di RDS Next e oggi gioca Sara Says. Cosa direbbe Sara? Sanremo! Incognita, chi lo sa? Mi piacerebbe tantissimo poterci partecipare. Per me, bisogna andarci quando è il pezzo giusto, nel momento giusto, perché è chiaro che adesso mi dicono tutti vai, 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 però penso sia più giusto aspettare di avere il pezzo giusto, quindi che sia quest'anno o tra un po'. Ok, dove li Puoi buttarla metto? A terra? a terra. Sì, Così? a terra. Ok, Esatto, sexy magica. Io lo vedo un po' come la fine di Amici, no? La chiusura di Amici, perché ha rappresentato il quarto dei miei inediti che ho pubblicato durante Amici e l'ultimo. Secondo me rappresenta un po' uno step successivo rispetto a Touché, a Viale Violini e Mappamondo. Mi rappresenta un po' la fine di questo ciclo e ci sono tanto legata poi al pezzo che sto cantando durante tutta l'estate, quindi lo vedo un po' come un passo in avanti rispetto a quello che voglio fare dopo, quindi la butto. Via. Ok. Pianoforte. Allora, io ho suonato il pianoforte, musica classica, da quando avevo 4 anni. I miei genitori mi avevano chiesto che cosa volessi fare come sport, attività, io avevo detto voglio giocare a tennis e suonare al pianoforte, quindi ho sempre studiato pianoforte, ho scoperto da lì il canto proprio, la mia passione per il canto perché mi accompagnavo sempre. Infatti un po' mi manca perché non sto troppo a casa, non posso suonarlo più di tanto, però è bello perché poi tutti i miei pezzi nascevano dal piano, quindi via, butto anche questo. Amici, un'esperienza incredibile, un'esperienza di vita artistica, vivi tantissime esperienze e la fortuna di poterle condividere. E hai la fortuna anche di essere aiutato da tanti professori, insegnanti, sia a livello umano sia a livello artistico, quindi non so come riassumere l'esperienza da rivivere. In generale, per me, alla fine di Amici è stato un po' tipo un sogno. Non mi aspettavo di arrivare dove sono arrivata, e quindi quando avevo visto la carta girarsi, io pensavo di star sognando, ma veramente io sto sognando, ok? Mi sono dati i pizzicotti perché non ci stavo credendo. Quindi poi ho passato tutta la serata un po' in un mondo magico, no? Perché non stavo bene realizzando. Quindi mi ha anche aiutato Giulia, perché Giulia Stabile è stata vicino a me tutta la serata per farmi stare con la testa per terra, per farmi dire è successo davvero, stai tranquilla, stai bene, mi ha aiutato tutta la serata perché io ero in un altro mondo. Mi ricordo della finale che noi siamo usciti dalla casetta andando per il T8 per fare appunto la finale, sapendo che non saremmo tornati come partecipanti, ma come ex partecipanti, ex alunni, e non lo so, quando sono tornata in casetta era tutto diverso, cioè non la vedevo più la casa come prima, era proprio diversa. Poi a parte che entravano tutti i professori, tutti i ragazzi entravano tutti, quindi era pieno di persone, però wow, vabbè, posso buttarlo? Eh no, però è troppo vicino. Tennis, ci gioco anche io da quando avevo 4 anni. Mi ha insegnato tanto, penso, perché è uno sport individuale dove sei messo alla prova tu con l'avversario. Penso che ti aiuti tantissimo uno sport, mi ha aiutato tanto, in particolare per la determinazione proprio, perché per imparare devi lavorare e non ci vuole un giorno, ma ci vogliono mesi e mesi. Quindi mi ha aiutato tanto proprio per la testa. E adesso non ci sto più giocando perché chiaramente d'estate sono un po' piena, però di sicuro tornerò a giocare appena finito un attimo questo loop magico. Ok, butta anche questa. Via. Touché. Allora, qua voglio dire una cosa di Touché. L'ho scritta il giorno prima di fare casting ad Amici. Cioè, sostanzialmente a me mi hanno chiamato un lunedì per fare i casting e mi hanno detto venerdì fai casting. Io giovedì avevo prenotato una sessione in studio, sono andata, abbiamo scritto Touché e io mi ero gasata tantissimo, tant'è che ho chiamato, cioè, le persone di dovere, gli ho detto ma se facessi Touché casting al posto delle altre? Mi hanno detto ma tu la sai a memoria, cioè puoi già farla. Io no, ma me la imparo, tant'è che ho sbagliato il testo, però vabbè, quando l'ho cantata in provini. Però poi l'ho cantata e mi ricordo Maria che mi aveva detto, quando l'avevo spiegato che l'avevo scritta il giorno prima, mi aveva detto allora o è una, non so se posso dirlo, vabbè, una m***a o è una bomba. E niente, però poi mi ha richiamato, quindi l'hai piaciuta. E nella seconda strofa
Io dico, giravo per la strada mano a mano con Sofia, me l'ha detto Giulia, che gliel'ha detto Maria. Giulia è intesa come Giulia Stabile e Maria è Maria De Filippi, quindi intrecci non casuali, vabbè. Volevo usare un gioco di parole, ci avevo messo Giulia e Maria. Sofia non è nessuno, però vabbè, fa niente. Amore, bello, ok, che ti devo dire? No, non so che dirti su questa cosa, perché penso di non essermi mai innamorata, quindi fine. Via. Ossidiana ci sono io, quindi lo reputo anche mio Holden in quel pezzo. È stato tutto veramente molto veloce, perché mi aveva fermato un giorno mentre stavo facendo una cosa, passa e mi fa: senti Sara, ma ti andrebbe di provare a fare, non so, magari viene uno schifo, però ti andrebbe, va bene, proviamo. Ci abbiamo messo 2 secondi, l'ho registrata e la sera me lo fa sentire e mi fa: a me piace, va bene, anche a me piaceva, cioè era molto figo il pezzo, quindi alla fine è nata questa cosa. Agnana ti porta a casa, un bacio di marijuana, adesso sono una collana e faccio fuori al buio come una sediana. EP Sara. Non è il mio primo EP questo, perché io ne avevo pubblicato uno prima di Amici, ma perché dovevo fare Aria Sanremo ed era tipo obbligatorio avere un EP e quindi ne avevo pubblicato uno, ma molto veloce. Questo alla fine lo reputo il mio primo vero EP. Cioè, abbiamo lavorato tanto e poi mi rappresentava il percorso d'Amici e l'inizio, diciamo, di quello che mi aspetta dopo, quindi ci sono tanto legata e infatti si chiama come me. Un abbraccio a tutti gli spettatori di RDS Next. Va bene? Ok.